giugno, sabato 8 giugno, è il sabato, il giorno successivo alla solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e la memoria, la festa del Cuore Immacolato di Maria. La devozione al Cuore Immacolato di Maria si è sviluppata in modo simmetrico e parallelo alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. In fondo, quando parliamo del Sacro Cuore di Gesù o del Cuore Immacolato di Maria, noi ci esprimiamo attraverso un potente simbolo biblico. Quando diciamo cuore, naturalmente, non intendiamo il muscolo cardiaco che pompa il sangue ai vari tessuti dell'organismo, non intendiamo neppure solamente la sede dei sentimenti. Il cuore nella simbologia biblica è la profondità della persona, il centro unificatore della persona. Potremmo dire è la persona nel suo centro e rimando ultimo. E nel punto del suo essere da cui promanano tutte le spinte relazionali, sia verso gli uomini che verso Dio. E questo che cosa vuol dire allora? Che quando noi diciamo Sacro Cuore di Gesù intendiamo Gesù stesso, nella sua più profonda verità del suo essere, dell'essere della sua persona. E così anche per Maria, quando diciamo cuore immacolato di Maria, noi intendiamo la Vergine Santissima nella realtà, nella verità più profonda del suo essere personale. È un modo straordinariamente ricco, simbolico, di definire la Vergine Maria, quello di parlare di lei come di una donna che ha avuto un cuore immacolato. Ora, il cuore è il centro della persona, ma è anche l'indicatore dell'amore. E quindi dire che Maria ha un cuore immacolato vuol dire che Maria nella profondità e nella verità e nella realtà della sua persona è immacolata, cioè senza macchia. Ecco, già senza macchia è un parlare in termini di una mancanza in lei, ma dire che è senza macchia, senza colpa, senza peccato è lo stesso che dire che è tutta santa, che neppure un centimetro del suo essere, neppure un istante della sua vita, neppure un battito delle sue ciglia o un palpito del suo cuore è stato lontano da Dio. Lei è pienezza di grazia, lei è trasparenza di grazia. E difatti l'angelo, quando la saluta, dice: "Ti saluto, piena di grazia", anzi dice: "Rallegrati piena di grazia". Quando un recipiente è pieno vuol dire che è pieno fino all'orlo, neppure un filo della sua capienza è vuoto. E questo vuol dire che la Madonna in tutto il suo essere, completamente, dal primo istante del suo essere, è colmata di grazia, è piena di grazia, è splendore di grazia e nulla ha mai intaccato questa grazia che lei ha sempre conservato, mai perduto, non solo ma anche incrementato, aumentato con la sua fede e con la sua speranza e con la sua carità dolorosa anche sotto la croce, no? Il Vangelo già parla del cuore di Maria e parla del cuore di Maria come una capacità straordinaria della sua persona
di saper leggere il disegno di Dio, di saper mettere insieme i pezzi, quasi i tasselli della sua vita, per leggere il mosaico che Dio, attraverso di lei come prima protagonista, stava costruendo. E parla due volte il Vangelo di Luca del cuore di Maria quando dice che ella, che Maria conservava nel suo cuore, custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E quindi la devozione al cuore immacolato di Maria è una devozione profondamente evangelica, che poi si è andata affermando insieme alla devozione al Sacro Cuore di Cristo, Sacro Cuore di Cristo, e come la devozione al Cuore di Cristo è stata voluta da Dio, come dimostrano le apparizioni a Santa Margherita Maria, così come la Madonna stessa disse a Fatima il 13 giugno 1917, nella seconda apparizione, è stato Dio a voler affermare la devozione al cuore immacolato di Maria con le apparizioni di Fatima, ma un po' tutte le intuizioni teologiche, spirituali e devozionali degli ultimi tempi sulla Madonna la definiscono riferendosi al suo cuore. E la Madonna stessa disse a Suor Lucia e ai cuginetti: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. E poi questo cuore immacolato, questa devozione al cuore immacolato di Maria è un po' come una delle ultime tavole di salvezza che Dio sta offrendo a questo mondo, al nostro mondo decadente, al nostro mondo in sfacelo, in cui anche il cristianesimo fatica. E un rimedio a questo decadimento è proprio la devozione al cuore immacolato di Maria. Dovremmo tutti coltivarla questa devozione a livello personale e anche a livello comunitario, con la pratica della consacrazione al cuore immacolato di Maria, che è stata anche ed è ancora raccomandata, è stata raccomandata a Fatima, ma è ancora raccomandata da altre mariofanie, da altre apparizioni della Madonna. O cuore immacolato di Maria, speriamo, confidiamo in te, ci consacriamo a te, mi consacro a te, perché possa trionfare la verità e l'amore del cuore del tuo figlio.